Amici e amiche di Vivi Casa Giove, buonasera. Eccoci finalmente insieme per la ripresa della puntata della rubrica Gusti e Sapori. Sembrava che ci fossimo arenati. Dopo sole 3 puntate, infatti, l'attesa è stata molto lunga e per questo ci scusiamo. Ma per diversi motivi abbiamo dovuto saltare la ripresa precedente al Natale, ma eccoci qui. Finalmente ci siamo. La sede è sempre quella della nostra redazione e questa sera a tenerci compagnia è un amico, è un attento lettore e un nostro sostenitore da sempre e ci riserverà delle piccole sorprese. Ora lo raggiungo in cucina per presentarvelo. È qui con noi Franco Casertano, lo chef della serata. Ciao Franco. Come ben saprete, è un volto conosciuto a Casa Giove, sarà ben noto e anche il papà di un nostro valido collaboratore, di Antonio Casertano. E ci abbiamo messo un po' per convincerlo affinché venisse a cucinare per noi, ce n'è voluto, dice Fra. Però è da notare in primis il suo tocco di chef impeccabile. Allora Franco, sei qui con noi, qual è la ricetta per questa quarta puntata della nostra rubrica? Allora, la ricetta è paccheri con gli scampi, è una ricetta della terra nostra, mediterranea, napoletana, campana più che altro. Ingredienti, chiaramente i paccheri come pasta, gli scampi. Altrimenti non potremmo fare i paccheri con gli scampi, certo. E pelati, sì. Quindi olio, aglio, peperoncino, sale, pepe vino bianco e prezzemolo. Quindi per iniziare, da cosa iniziamo? Allora iniziamo a sgusciare gli scampi. Ok, ecco, qui forse ci vuole... Che già precedentemente abbiamo aperti. Ok. Ecco, questo forse è importante proprio da casa affinché seguano il procedimento, no? Sì. Lavori sottofondo. Esatto. Okay. Allora abbiamo acceso innanzitutto il fuoco, quindi la prima cosa aglio. Un po' di peperoncino. Peperoncino. E olio, quanto basta. Ok. Facciamo soffriggere un po' Facciamo l'aglio. Soffriggere un po' l'aglio. Mettiamo la polpa. Abbiamo estratto precedentemente. Facciamo appena rotolare. Sì. Dopodiché ci versiamo il pelato. Faccio così in modo che si... Ok, sì. Saliamo. Aspettiamo un po'. Oh, adesso questi gusci facciamo un piccolo sughetto. Li mettiamo in una pentola con un po' di prezzemolo. Versiamo un po' di vino bianco e un bicchiere d'acqua. Ok. Sì. Quindi scampi, vino bianco, acqua, prezzemolo e lo facciamo stare sul fuoco. Facciamo un brodo. Allora, nel momento in cui bolle questo brodo che abbiamo fatto con i gusci degli scampi, sì, lo aggiungiamo, le prendiamo un po'. Ne aggiungiamo un po' nell'acqua della pasta per dare il gusto alla pasta e un po' nel sugo che stiamo preparando. Ho capito. Diciamo che è tutto pronto, il sughetto e l'acqua bolle. L'acqua bolle, quindi caliamo la pasta. A posto. Abbiamo già salato l'acqua. Esattamente. Il brodo qui con i nostri scampi a che punto è, Franco? Allora, il brodo è pronto, lo filtriamo. Quindi lo filtriamo. E man mano lo puliamo.
Ci siamo. La pasta è da scolata. Non è cotta al 100% perché andrà a cuocere. Finisce di cuocersi insieme al sughetto. Nel sughetto, esatto. Okay. Abbiamo messo anche il brodino. Certo. Amalgami il tutto. E a questo punto possiamo impiattare. Quindi il piatto è pronto. Dopo altri. I paccheri sono pronti, quindi la ricetta è stata realizzata e vi salutiamo così. Vi ringraziamo per l'attenzione che ci riservate sempre. Noi a breve andiamo a degustare la pietanza che ha preparato Franco. Ringraziamo Franco per aver accolto il nostro invito, per essere venuto e per aver realizzato davvero una prelibatezza. E vi salutiamo alla prossima, sperando di tornare presto in video, e al tempo stesso lasciamo le ultime parole proprio a Franco per un suo saluto a tutti noi. Allora, saluto innanzitutto e ringrazio loro che questa sera mi hanno dato la possibilità di divertirmi, perché diciamo, per me è un divertimento, non è che faccio questo come mestiere. Quindi possiamo dire che ci si diverte. Ci si diverte anche. E niente, e mi raccomando, seguite Vive Casa Giove, che è una cosa veramente interessante, e poi diamo agio a questi ragazzi di poter esprimersi sulle notizie del nostro territorio. Quindi invitiamo anche chiunque, a parte a seguirci, anche a cimentarsi. Cimentarsi. Quindi non c'è nessuna paura di avvicinare, anche perché alla fine si crea un clima proprio familiare, di simpatia, di amicizia. Molte persone sono che maschi, diciamo così, che si dilettano a cucinare. E ci fa piacere ascoltare anche queste parole. Sì. Allora, vi salutiamo e ci vediamo alla prossima. Grazie ancora a Franco e ciao a tutti. Ciao.